Buonasera, benvenuti in nuovo sabato da trascorrere insieme al nostro talent, al nostro spazio dove ospitiamo dei giovani talenti calabresi, non soltanto giovani cantori, band e quant'altro, parliamo anche di eventi e ci intratteniamo di settimana in settimana con degli ospiti anche che appartengono al sociale. Oggi è un giorno particolare per una comunità a noi molto vicina e molto cara, vicina per distanza chilometrica marina di Gioiosa Ionica e anche per affetti, perché ci concediamo e godiamo delle iniziative che contiene questa comunità. È già inquadrata? Beh, la Presidente Perlocco, abbiamo già svelato tutto. Buonasera. Quanto. Abbiamo rovinato la sorpresa, vabbè. Meglio così. Sveltiamo ogni operazione. La Presidente di Proloco di Marina di Gioiosa Ionica, Adele Sidoti. Buon compleanno. Grazie, sai, l'ho fatto anche da poco. Per quindi. I 70 anni. Pensavo cioè, per no, aspetta, no, non li fa lei i 70 anni, li fa la comunità di Marina di Gioiosa Ionica. Andiamo piano, sì. Specifichiamo meglio. Quindi tanti auguri alla comunità. Grazie, a tutti grazie. I gioiosani, e però è un giorno particolare che va celebrato, bisogna parlarne e con l'occasione parliamo anche di eventi che avete organizzato ora di recente e anche che sono in programma per i prossimi giorni. Benvenuta sì. In trasmissione. Grazie, grazie. Ma avete preparato una festa, qualcosa in particolare per questo anniversario? Per il compleanno di Marina di Gioiosa. O eravate scordati? Non penso no, io personalmente non mi sono dimenticata, ma comunque neanche l'amministrazione comunale, infatti di concerto con... Oggi, proprio oggi, 21 di aprile. di concerto con i commissari abbiamo organizzato questa manifestazione dei 70 anni dell'autonomia di Marina di Gioiosa. Infatti il 21 aprile del 1948 è stata ratificata l'autonomia della comunità di Marina di Gioiosa, che come ben sai prima faceva parte di Gioiosa Ionica. E quindi ma non rischiamo di fare insomma, abbiamo 70 anni ma non li dimostriamo. Sì, va bene, ma non rischiamo di fare qualche figuraccia con qualcuno, perché poi si fa un gran parlare di unione dei comuni, magari si cerca un po' di celare, di nascondere questa cosa. Va fatta, va celebrata con un sorriso, con... C'è stato oggi il 70° compleanno di Marina di Gioiosa, dell'autonomia. La Proloco, insieme all'amministrazione e ai commissari straordinari, ha organizzato questa manifestazione che ha visto coinvolte sia le scuole e sia le associazioni del territorio. È stata una bella manifestazione, anche perché i ragazzi, gli alunni delle scuole hanno preparato dei lavori attinenti al tema. C'è stata una mostra fotografica che ripercorre i 70 anni di Marina di Gioiosa, com'era e com'è, e diciamo la cittadinanza ha accolto con favore questa manifestazione e niente, interessante anche il convegno che ha trattato diciamo Marina di Gioiosa sia dal punto di vista storico che dal punto di vista sociologico. Prospettico, sociologico, bene, sì. Quante difficoltà incontra una presidente di Proloco a farla presidente di una Proloco oggi? Tantissime, sia dal punto di vista logistico, quindi nell'organizzare i vari eventi, perché oggi non è semplice, perché l'iter burocratico è abbastanza lungo, come sai adesso ci stanno i piani di sicurezza e oltre abbiamo alle capito, varie... non ci stanno i soldi. Non ci sono i soldi, ecco. Le manifestazioni che si possono fare sono abbastanza sì. Esigue. Sì. E niente, noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo fatto l'altro giorno, il 14 aprile, una manifestazione a Torre Galea proprio per valorizzare quello che di bello c'è nel nostro territorio. Sia dal punto di vista gastronomico che dal punto di vista culturale. Beh, un nome latino, no? Avete apostrofato la manifestazione. No, un nome inglese, Spring the Hay. No, dico, come mai? Perché... All'ombra della torre. Ho capito, ma vabbè. Parliamo di questa manifestazione. Diciamo che è stata... Avute? No, è stata una manifestazione, diciamo, che... è stata accolta favorevolmente da tutti, soprattutto perché grazie all'associazione Organizzamondi che già l'anno scorso sì. aveva reso fruibile la torre, poi l'estate scorsa anche come Proloco avevamo aperto... Torre Galea come l'ha presa la cosa? Perché l'avete messa, l'avete scostata un attimino dai pensieri e dalle opere
proprio perché limitrofa, no? Proprio perché in periferia, finora non era stata tanta valorizzata come sabato passato. Sì, no, vogliamo dire la verità, diciamo che noi abbiamo voluto fare per la prima volta come Proloco questa manifestazione, ecco, a Torre Galea, proprio per valorizzare il sito, ma anche per far contenti i residenti del luogo per la prima volta. Ma in una figurativa cartolina della città non c'è soltanto Torre Galea. Sicuramente. La vogliamo dipingere questa cartolina? Sì. Intanto Marina di Gioiosa, come sai, ha la costa più bella della Calabria, scusa se lo dico, ma è 2 chilometri di spiaggia che non hanno nulla da invidiare a Rimini, sì, a Riccione, anche perché ci stanno dei lidi che offrono, diciamo, cioè, molto ai turisti. E niente, quindi il nostro mare è bellissimo, non ci sono industrie, fabbriche, scarichi e noi ci aspettiamo il lungomare, sicuramente. E sul lungomare c'è la Torre Cavallaro. E sul lungomare c'è la Torre Cavallaro, dove noi facciamo un bel po' di manifestazioni, generalmente vedremo quali. E niente, poi oltre a Torre Cavallaro c'è anche il Teatro Romano, che comunque l'idea di quest'estate è di realizzare un percorso turistico, culturale e gastronomico tra Marina di Gioiosa e Gioiosa Ionica, anche per offrire ai turisti dei percorsi alternativi con varie opzioni. Naturalmente Marina, le opzioni sono Teatro Romano, Torre Saracena, Torre Galea, anche se abbiamo delle bellissime colline e un bellissimo lungomare che sinceramente sono la nostra carta d'identità, la carta di presentazione di Marina. E niente, facciamo ciò perché la nostra intenzione è di aprirci al turista, di offrire quanto di più è possibile. Per questo abbiamo cercato degli accordi anche con Gioiosa Ionica e quindi il percorso anche verso il Naniglio, il Castello Aragonese. Beh, allora prendiamo un po' di fiato noi qui in studio, in apnea lasciamo i telespettatori, nel senso che manteniamo i ritmi alti di questo nuovo appuntamento qui al nostro talent con un servizio riguardante proprio Spring in the Air. Abbiamo parlato di passato, tra passato remoto, non so come abbiamo coniugato, insomma, le nostre comunicazioni. Parliamo un po' di futuro, cosa c'è in programma prossimamente? In futuro ci sono già le manifestazioni calendarizzate, classiche, che sono il Festival della Birra, che è il 19, 20 e 21 luglio, se non erro, comunque un venerdì, sabato e domenica. Già c'è una data certa, da sì, 2-3 mesi prima. Sì, e poi l'11 agosto la sagra del pesce. Sono delle manifestazioni abbastanza importanti, soprattutto il Festival della Birra, che si svolgerà per 3 giorni sul lungomare Cristoforo Colombo. Durante il festival ci saranno numerose attrazioni, come ben sai, che vanno dai gruppi musicali all'animazione, e quindi mostre di auto d'epoca e quant'altro. L'anno scorso è stato veramente un boom il Festival della Birra, perché si può dire che col Festival della Birra è iniziata l'estate a Gioiosa Marina l'anno scorso, e noi veramente come Proloco ci riteniamo soddisfatti. Rodata, è stata una, conosce, una manifestazione veramente molto, molto importante e gradita sia dai grandi che dai piccoli, perché quando si parla di birra magari si pensa sempre agli adulti, però in realtà non è così, perché ci sono le varie opzioni anche per i più piccoli. Mi piace capire, posso fare un attimino retromarche? Nel senso, lei lagnava prima qualcosa di difficoltà che incontrate voi presidenti di Proloco e altri in prima linea per rendere svago, brio e vivaci i nostri paesi. Ma non è più comodo, secondo me, per certi versi, per quali versi? Quelli, insomma, per i quali adesso bisogna programmare soltanto per pochi giorni, perché qui l'alta indicizzazione, no, di presenze si ha soltanto in quei 15 giorni di agosto. È una cosa più semplice, no, per voi, no?
Sì, effettivamente è un po' così, nel senso che in quei 15 giorni programmi per far conoscere il territorio, per animare insomma i turisti, quelli che vengono in quei 15 giorni, come dici tu. Però è anche vero che noi dobbiamo offrire delle attrazioni anche alla gente del posto, alla gente dei paesi limitrofi, quindi non si può ridurre tutto in 15 giorni, perché cioè la Prologo deve lavorare tutto l'anno. Poi Marina di Gioia Sionica in questo senso insomma è un comune virtuoso, perché c'è un entroterra fantastico, no? Sì. Numerosissimo, con alta densità anche di popolazioni, no? Quindi accoglie tutti quanti sulle proprie spiagge. Sotto questo aspetto si è fortunati. Sì, anche perché ormai con la strada Ionio Tirreno, lo sai che... No, io mi riferivo anche a Martone, San Giovanni. Ah, vabbè, sì, quello lì sicuramente Gioiosa. Sì. Però voglio dire, moltissima gente Mammola, anche della Tirrenica cioè, riversa sulla parte ionica nel periodo estivo. E sicuramente sì, i paesi della Vallata del Torbido fanno riferimento sempre a Marina di Gioiosa, per cui ci deve essere un'offerta turistica che possa accontentare un po' tutti. La ringrazio. Spot per la sua comunità in questo 70esimo. Che saluto dare ai residenti e anche a chi, perché tutti ci seguono anche da molto lontano, adesso grazie alle nuove tecnologie, no, web, quant'altro, Facebook. E niente, io posso dire che quest'estate, ma anche prima, vi aspettiamo tutti a Gioiosa Marina, ci sono diciamo molti posti da vedere, da visitare, da valorizzare, per cui per qualsiasi informazione potete benissimo contattare la Prologo, anche perché c'è un servizio civile, la Prologo è aperta tutti i giorni. Musica al nostro talent, grazie ad Adele Sidoti, presidente di Prologo di Marina di Gioiosa Ionica. Proseguiamo con un'intervista magica, non fosse altro che per la presenza del Mago Massimo. Benvenuto intanto al Mago Massimo. Buonasera, buonasera. E poi buonasera. Vediamo già inquadrati, eccoli, due giovinotti, sono Agazio e Ilario, dei Glim. Buonasera. Buonasera. Facciamoci dire direttamente a loro, se sei d'accordo Massimo, che insomma lei funge da notaio questa sera. Certamente. No? Qualcosa che non va magari ci tampona, fungio, ci stoppa. Fungio, ecco. Bene, fungio, allora, chi sono i Glim, Agazio? Allora, i Glim siamo noi, siamo un gruppo di musica rock inedita e il gruppo è composto da 5 elementi. Oggi siamo in versione ridotta e salutiamo gli altri. Non proprio tutti alla stessa contrada, no. Mi par di ricordare. Esatto, siamo. Ma di più paesi, di più province. Sì, Caulonia, Guardavalle, Tiriolo e Gimigliano. Quindi in quanti siete? Siamo in 5. In 5. Ilario, cosa fate? Che musica fate? Allora, noi proponiamo musica inedita. Noi arrangiamo i nostri pezzi e i pezzi li scrive lui
e ogni tanto ci facciamo aiutare da un nostro carissimo amico che è Giuseppe Fornaro. Quando lui non ce la fa, c'è chiaramente chi sì. viene in supporto. E chiaramente la fiducia c'è. Sì. Perché dico questo? Perché siete già abbastanza rodati, siete insieme già da diversi mesi, attenzione, non anni, vero? Non da molto tempo, mi pare di ricordare. Ci formiamo nel 2015, però da circa un annetto. Però avete cambiato e esatto. scambiato parecchie sì, volte. Sì, sì, ma sì, l'ultima formazione mi pare che abbia un annetto. Sì. Vi siete affiatati. Sì, prego. Sì, sì. Può parlare anche a proposito di fiato, di affiatarsi, può parlare anche ad alta voce, caro Marco. Posso? Non è che sì. No, non disturba. Che io c'ho la voce. C'è la signora di fianco, la condomina che ogni tanto borbotta. Però insomma si può. No, concedere. Ma volevo chiedere una cosa a Gazio. Di a licenza. Allora, prima di tutto, nome e cognome, perché già questo è un concerto. Beh, il suo nome e cognome. Commissariato adesso, prego. Vabbè, comunque. Prego, prego. Agazio Martinis. 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 Con la IS. Is. E poi una cosa importante volevo chiedere, le canzoni le scrivi tu, giusto? Sì. Italiano o inglese? Italiano, facciamo solo italiano. Musica italiana. Ecco, questo volevo sentire, complimenti, a me piace molto sentire i giovani che cantano italiano e soprattutto chi si scrive le cose in italiano, perché in inglese è facilissimo, è molto più semplice, molto più difficoltoso in italiano. Sì, è vero. Complimenti, complimenti. Ho finito? Sapere, sì, ho finito. Vuole andare? Rimane? Ah no, rimane. Ma la musica, quella con la quale avete cominciato la primissima formazione 2015, non è forse uguale a quella di oggi. Cos'è cambiato o quanto è cambiato? Lo chiedo, ragazzi? Sì, sicuramente è cambiata parecchio, perché comunque abbiamo diverse influenze. Sperimentato. Sì. Quello sicuramente, Poi ascoltando, ovviamente noi siamo cinque elementi, ascoltando gruppi diversi abbiamo portato un po' le influenze musicali e le abbiamo unite, mischiate, quindi variamo dal rock al pop, al rock un po' più pesante, al gotico, c'è anche un po' di gotico in quello che facciamo ultimamente, quindi sì. Quindi le influenze sono simili o molto scostate, nel senso c'è chi predilige una cosa, chi il centrodestra, chi magari il centrosinistra, qui parafrasiamo il gergo politico perché siamo in temi, siamo in tempi anche. Avete influenze molto diverse tra di voi, tra voi cinque? Sì. Molto, molto, molto? No. E la cosa sì. vi ha creato difficoltà? No. Quanta difficoltà? No, abbiamo fatto sempre pace. Per questo... Poi alla fine avete trovato comunque un compromesso. Sì, no, a noi piace tantissimo, sì, la musica italiana, ma sì. ci piace tantissimo anche accostarci sempre a quella che è la musica rock. Quindi testi prettamente in italiano, e la musica invece siamo sempre sul sì. rock. Invece la maturazione artistica è stata causata, dovuta a che cosa? A influenze vostre dirette oppure qualcuno vi ha un po' pilotati? Cosa vi è accaduto di interessante nel corso di questa vita artistica? Tutto è partito da noi, perché comunque amalgamando tutti questi stili abbiamo comunque... capito e visto, stiamo quindi dal di dentro questa metamorfosi, esatto, sì. Nessuna influenza esterna. No, esterna. Primo break, così insomma, che pezzo possiamo far vedere da Largo Molinero? Largo Molinero è uno spiazzo davanti a Piazza San Vittorio, Roccella Ionica, dove si è tenuta adesso la semifinale del Radio Roccella Contest, il concorso per giovani band solisti calabresi che sta tenendo Radio Roccella. Loro hanno fatto la semifinale con diversi pezzi, noi ascoltiamo il primo che avete seguito, quale? Burattini, Glim. Per finti teatrini
chi amate? Burattini! E sì che ci siamo, buonasera Rossella, ciao a tutti, Glim vi dando il benvenuto e vi augurano una buona serata. Società. L'anima intrusa in questo mondo proprio strano, e tu ti senti grande, per te io sono un nano. Sei debole, non finiscere dentro, ti ribelli. Puoi essere il migliore, ma i gesti sono sempre quelli. Non hai paura, o meglio, fai finta di non averne. Commetti tanti sbagli e rimani quasi derme. Sei solo prigioniero plagiato di un filo, sai. Se da questo burattino non ti libererai. Di notte prendo in vita i burattini. Sono figli manovrati e dalla nostra società, e vivono rinchiusi in un teatro di malvagità, recitando una scena senza libertà. Scena senza libertà. Ilario, un'impressione su questo Radio Rocella Rock Contest? Direi che è un'esperienza bellissima, perché noi musica rock, a noi piace tantissimo la musica rock, e vedo che comunque tantissimi ragazzi dalla Calabria piace suonare anche la musica rock, ed è grazie anche a Rocella Rock Contest che abbiamo, nella quale abbiamo potuto anche poterci esprimere. Non mi pare che ci sia un ampio ventaglio di occasioni, no? Per mostrarsi, per mettersi in vetrina, per esibirsi, cioè tanti concorsi non mi pare esistano in Calabria, Gazio. No, infatti, come abbiamo detto l'altra volta, anche con... In questo senso la giovane band, quella della vostra, è un po' penalizzata. Con la radio, no, e questa è una buona cosa, perché questa manifestazione ha dato la possibilità ai gruppi, che ovviamente propongono musica diversa di quella che si propone nel nostro territorio, è una cosa buona. Quindi ci ha dato la possibilità di esprimersi, di esprimerci e di portare avanti la nostra... quando sbagli qualcosa, perché tu sei spagnolo, quindi... Martinis, ricordiamo. Martinis, certo. Bellissimo. No, volevo chiedere un'altra cosa, soprattutto a tutti e due, poi chi arriva primo, il pulsante tan. Dov'è il pulsante? No, che premono me, poi attenzione. Ok. Allora, a me interessava sapere, cioè voi avete visto tutti i gruppi, giusto? Perché ne avete fatto parte, quindi li avete visti tutti. Sì. Ce n'è uno particolare che vi è piaciuto, che vi è entrato, che vi è... Sì, c'è qualcosa in alcuni gruppi che, sì, poi la cosa è soggettiva, il gusto musicale, poi certo, sì, certo. Ci piace qualcosina, magari qualcosina un po' meno. Qualcuno che faceva quel rock che a voi piace, qualcosa di, che vi ha dato pum, una scintilla quando l'avete sentito, non c'è? Ognuno di noi nel gruppo ha avuto le sue preferenze, ho capito. Sempre per quella situazione del pop, del rock, del swing, del te che voi avete nel gruppo. Mancava quindi la sua latina. Latina. Vedi? Ilario, ragazzi, cosa c'è in cantiere? Produzioni? Lavori? Sì, stiamo lavorando a un EP dal titolo Glim, che uscirà, ci auguriamo, a breve.
Voglio ricordare inoltre che domani saremo anche in finale a un altro rock contest in Sicilia, a Sant'Agata di Militello, quindi domani ci sarà questa super finale. Con Pippo Baudo senza? Con Pippo, stavo dicendolo, perché io ho sentito, sai che io sento vero, tutti Baudo questi personaggi, no? Sì, sì. Ho sentito Pippo e mi ha detto che va in questi ambienti, non sanno nulla, cioè non sanno chi siamo, no? Ecco. Come si chiama lui? Visto che figure gli ha fatto fare? Come mi chiamo io, sono il conduttore? Cioè questi manco sanno chi siamo, allora, giusto, cioè, anche non lo conoscere, cioè, giudicati, anche non conoscendo l'identità di chi interloquisce con loro. Futuro, ragazzi, al di là delle pie, sì, cosa c'è nel vostro futuro, Ilario, ragazzi? Allora, nel nostro futuro noi prevediamo tanta buona musica, innanzitutto, perché ci piace comunque produrre, ci piace scrivere, e sempre in musica in chiave rock. Trovare soluzioni nuove, anche perché siete giovani, ve lo potete permettere. Allora, andiamo ad altro brano, adesso li ascoltiamo ancora col secondo brano, mi pare, no? Che avete proposto al Rock Contest. Esatto. Ricordo, qual era? Nel fresco profumo della fresco libertà. Fresco profumo della libertà. Della libertà. Me lo ricordo questo perché sembra proprio una scritta di Che Guevara. Passano e sono sempre più strani. Cerco qualcosa che mi dica la verità. Io guardo verso orizzonti lontani, cercando di trovare la mia identità. Ma so che il mio traguardo non è lontano quanto credevo che fosse realtà. E allora guardo dentro di me, nel mio cuore, per trovare quell'amore che forse avevo già, lo so. È difficile da credere che poche parole possano cambiare il mondo, ma possiamo dargli voce tutti quanti assieme per dar vita ad un futuro che non vediamo pronto. Mi giro e mi accorgo della strada che ho percorso, i passi che abbiamo forse non ci basteranno. Io ho capito perciò che il tempo fa il suo corso e gli uomini passano ma le idee resteranno e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Della libertà. Guardo lungo la strada percorsa e mi accorgo di voi e navigo verso il futuro della vita mia e seguo le onde della verità che mi guidano verso un futuro migliore. Le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle
danno quel fresco profumo della libertà. Chiudiamo con la domanda magica per i Glim. Allora, di tutto quello che avete fatto fino a oggi, cosa vorreste fare sparire? Sparire. Questa era la domanda magica. Sì, perché io ho un mago, no? Mago Massimo, il grande. No, mago. Io penso che non in tutto ciò che abbiamo fatto non deve sparire nulla, perché tutto ciò che si fa è esperienza. Quindi qualsiasi cosa sbagliata o giusta che sia è sempre esperienza della nostra vita. Quindi non cambieremmo nulla. Bravi, va bene, meno male. Adesso no, con, io invece faccio sparire. Con o senza magia li facciamo sparire, però vorremmo che fossero con noi in formazione completa qui nei nostri studi. Certo. In attesa li vediamo all'esterno, in esibizioni esterne. I Glim, avanti con il nostro talent, grazie ad Agazio e grazie a Ilario. Voi. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao. Eccoci in studio, abbiamo sentito i Glim, grande mago, abbiamo due nuovi ospiti. Certo. White e Kiko. E Kiko il DJ. Chi sono? Beh, lui lo conosciamo,
dell'identità siamo certi perché è già stato nostro ospite tempo fa, si è esibito live. Adesso abbiamo dei contributi perché abbiamo scelto dei video per questo nostro nuovo appuntamento, perché parleremo dei loro recenti lavori. È un lavoro d'assieme, tu non sei partito però con lui. Però, no. Abbiamo vi creato... siete conosciuti, sposati artisticamente da quanto tempo? Oddio, da qualche annetto. Da qualche annetto. 2-3 anni ci conosciamo. Ci conosciamo così. Da quando ci siamo visti la volta passata, quanto sei maturato, quanta strada hai fatto? Artisticamente si intende. Sì, allora, saranno passati 2-3 mesi, quindi diciamo che la mia musica rimane sempre quella, il tema per me rimane sempre quella, come si potrà vedere successivamente nei video che ho proposto. Però diciamo che con lui abbiamo avuto un'innovazione, perché oltre che lui ci può aiutare per il DJ, ha messo a disposizione a me e Stefano la tecnologia. Sì, lo studio. Quindi noi abbiamo creato questo studio. E ma tu che influenza avevi e quale hai adesso? Cioè, a chi ti ispiri? Sì, allora ascolti. Io sinceramente l'ispirazione me la sono sempre creata. Però gli artisti che ascolto dipende sempre. Cioè, diciamo che ascolto un po' di tutto per quanto riguarda il rap, il trap, perché ormai è molto generica la situazione. Però i miei artisti principali, diciamo che adesso sono più quelli americani piuttosto che quelli italiani, anche se scrivo in italiano. Chico, ovviamente la passione te l'ha trasposta tuo padre, no? Insomma sì. Della musica sì. E questa passione come è esplosa in te, manipolando allora, attrezzature elettroniche? Un'estate. Ah, c'è proprio l'aneddoto? Sì, proprio io. Era un'estate. Sentiamolo, dai. In cui dei miei amici mi dicono: guarda, vado a vedere un concerto di alcuni DJ. Sì. Faccio: che DJ sono? Sono i migliori del mondo, mi fanno. Intanto, ma bello. Sono andato anch'io con questi miei amici e alla fine poi, quando li ho visti, mi è esploso qualcosa. Devo far pure io, no? Mi è esploso qualcosa dentro. Io non lo sapevo questa cosa. Mi è esploso proprio qualcosa dentro che mi diceva: devi farlo, devi fare questo. Sei nato per fare questo. E quindi tornando a casa hai fatto fare l'investimento a papà. No, sono tornato a casa che papà mi aveva già comprato la prima console. Un complice. Era proprio piccolina così, cioè, una console così. Però sono arrivato a quella. Uno subito pensa alla lagnanza, invece subito papà complice, bellissima sta cosa. No, papà è sempre stato complice in tutto. Sì, perché del settore appassionato. Adesso non stiamo parlando di Felice, ma parliamo di Chico soprattutto. Allora, cosa state producendo? A cosa state lavorando? Allora, innanzitutto io sono un artista componente, come ho già detto, dell'Union Dome Music, che è una crew dove bisogna dire che ci sono più artisti in varie sezioni. La mia sezione è quella dell'Union Dome Rookies, ovvero una specie di mini crew, se si può intendere così, che lancia artisti emergenti. Allora, in questo momento io e The Nine, che sarebbe il nostro amico nonché organizzatore dello studio, lui in pratica è il produttore, in pratica qui dentro nel Good Vibe Studio, che sarà aperto anche per registrazioni, ognuno si occupa di una cosa, in questo caso The Nine si occupa proprio della produzione. Lui ci può aiutare con qualche mix, magari mixa qualcosa in DJ, e io invece sono quello che canta, che mixa, basito, regista. Vedo il mago basito, probabilmente voleva portarsi l'abbecedario, il vocabolario. Conosco tutte queste cose. Ok, andiamo perfettamente. Un grande mago, effettivamente sì, per i giri artistici che fa per il mondo, quindi abituato, l'America sicuramente, come parlano bene questi ragazzi, anche dalle nostre parti, quanta preparazione in ogni campo c'è, quanti artisti e di varie estrazioni, di varie influenze riusciamo ad avere. Ragazzi, fateci vedere qualcosa, non so che video avete portato, cosa abbiamo portato fare? Subito vedere Per i miei fra, il pezzo Per i miei fra, che appunto con Demi. Questo per i miei fra. Per i miei fra, questo pezzo in realtà è nato quando Stefano era in Germania. Allora io avevo questa mania, essendo che per me è sempre stato un fratello maggiore, io ho sempre detto, quando scrivevo dei pezzi, gli mandavo una registrazione, gli dicevo: Stefano, senti questo pezzo. E mi cantavo il ritornello, mi diceva: mi piace, quando scende lo facciamo. Siamo andati in studio, il pezzo è piaciuto, abbiamo visto che comunque è stato il pezzo che ha fatto più visualizzazioni sul canale, e ne siamo veramente soddisfatti. Per i miei fra. Questo è per i fratelli, Manuel,
Andrea, Simone, Pietro, Nicolas, Silver X. Il resto non conta un cazzo. Mi comanda Union Tom. Vedi miei bra, che ci sono sempre stati. Sempre. Dall'inizio a qua, ci siamo arrivati. Loro credono in me, io credo in loro. Nel mio tesoro non ho un lavoro. Non seguo loro, ma ho sempre fatto tutto da solo, sì, tutto da solo, sì, tutto da solo, sempre da solo, sempre da solo. E insieme a loro cantiamo in coro. Loro non sono, ma loro, e mi basta fra per il mio sogno. Per i miei fra, che ci sono sempre stati. E all'inizio qua, ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati con i nostri passi. Tu puoi andare via passi come gli avanzi. Con i cispassi e i sogni degli altri su un piccolo palco. Sentirsi cantanti, diverso dagli altri, diverso fra tanti. Fallire tre falsi e morire tre pacchi. Negli occhi pianti, di scarti su scarti. Andiamo avanti. Punte di diamanti ma senza contanti. Siamo distanti anche se tu è davanti. I miei fra ignorati, i tuoi fra ignoranti. Non passiamo ma passi da giganti. Sono arrivato fin qui ma non ho mai messo un soldo perché non ce l'ho. Ma nel profondo lo so che un giorno più avanti fra ce la farò. Dall'inizio a qua, ci siamo arrivati. Loro credono in me, io credo in loro. Nel mio tesoro non ho un lavoro. Non seguo loro, ma ho sempre fatto tutto da solo, sì, tutto da solo, sì, tutto da solo, sempre da solo, sempre da solo. E insieme a loro cantiamo in coro. Loro non sono, ma loro, e mi basta fra per il mio sogno. Per i miei fra, che ci sono sempre stati. Dall'inizio a qua, ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati. Per i miei fra, cresciuto il campetto, tra un tiro al pallone e un tiro al canestro. Hanno fatto centro, diventando giganti, diventando più grandi, con sogni più grandi di quelli degli altri bastardi, frate. Per i miei fra, che ho sempre cantato delle nostre storie. Sognare sti soldi per le scarpe nuove, cercare di fottere voi, prima che voi fottesse nove. Non conosci il nome, frate, io mica ti credo. E se sono ancora a terra è perché sto preparando il volo. Frate, tu guardami dal basso, mentre tiro sull'Union Dome. Tu non tiri su un bel niente, se dietro non c'hai lo sponsor. Frate, 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 dimmi chi ci sta qua e da quanto sta qua, fra. Dimmi, dimmi, dimmi. Non sono cambiato anche se ho cambiato città. Per i miei fra, che ci sono sempre stati. Sempre. Dall'inizio a qua, ci siamo arrivati. Loro credono in me, io credo in loro. Nel mio tesoro non ho un lavoro. Non seguo loro, ma ho sempre fatto tutto da solo, sì, tutto da solo, sì, tutto da solo, sempre da solo, sempre da solo. E insieme a loro cantiamo in coro. Loro non sono, ma loro, e mi basta fra per il mio sogno. Per i miei fra, che ci sono sempre stati. Dall'inizio a qua, ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati. Grande Mauro, rieccoci per i miei fra. White e Chico. Sì, lei pure per i suoi fra, perché apparenti alto locati, potrebbe fare un tributo anche lei. Mi ha chiamato ultimamente, mi ha chiamato Washington. No, lei a ridono, cioè, non conosco l'identità, anche loro, anche Glim prima quasi ci deridevano. Noi abbiamo parenti, cioè lui ha parenti alto locati, si tratta di capi di Stato. Mi ha a Washington chi hai? Trump mi ha chiamato, a casa mia. Gente da poco comunque. Sì. No, gente così, figurati. Mi ha chiamato perché doveva fare dove è stato sparato lei. Ora mi sovviene. Avevo un dubbio. Sai perché mi ha chiamato? Sì, doveva far sparire dei documenti. Per la questione del Messico, No, no, qui non parliamo di trio, anche perché abbiamo 007 pure che c'è. Comunque faccio la mia magia e sono tornato. James Bond. Parliamoci di argomenti molto più semplici, voglio dire. Parliamo, eccolo. Che domanda possiamo fare? Magica. Magica loro. White e Chico, sì. La domanda magica. È un po' difficile.
se la faccia apparire lei. Intanto questi nomignoli da dove arrivano? Grigio. White, perché White? Allora White è anche diciamo iniziale. Allora White il nome è uscito diciamo nel 2014. Io mi scrivevo White ovunque, anche sulla PlayStation, mi scrivevo sui siti White. Tu sei giovanissimo, quanti anni hai? Io 16, devo fare 17. Io 17, devo fare 18. Ho iniziato a fare rap a 14 anni. Giovanissimi proprio. Dicevi quindi questa... Sì, appunto, io scrivevo White ovunque. Allora un giorno quando ho iniziato a fare rap ho detto perché non mi devo chiamare White, non avevo altro nome, ho detto va bene, mi chiamo White. Chico decisissimo oppure ho avuto qualche dubbio, qualche situazione? Chico è il mio nome, alle anagrafe. Quindi... K.O. in quel giorno. Chiarissimo, direttissimo. Non lo muovo. Ce l'ho, immediato proprio. Perfetto ragazzi, possiamo vedervi in un'altra interpretazione? Sì. Sì. Allora facciamo... Cosa abbiamo preparato? Mettiamo. Beh, facciamo vedere Non cambio mai remix, che è appunto l'ultimo video che è uscito mio. Cosa c'è, la storia che c'è dietro questo pezzo? Allora, la storia di questo pezzo è appunto un remix della canzone Non cambio mai, che è uscita nell'EP Life at 16, che significa vita da sedicenne, e che è uscita appunto a gennaio. E voglio ringraziare appunto tutti i miei amici del Catanzarese, perché sono loro che mi hanno aiutato appunto a girare questo video a Catanzaro Lido. Video. Convinto che vici di così, sì, tutte bici, suono Mick Mill. Bitch please, che poi non sai, tu parli parli ma quando mai ti stappo in faccia il mio flow, incluso col suolo di Nike, io volevi di stare great job, tolgo da ciò che freestyle, e cosa cazzo parli? Se poi giri con gli infami cosa cazzo parli, tu non parli un cazzo. Fumi, 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 ma non sei Bob Marley. Non ti conosco, non ti chiamo fra. Volo più in alto, sì, per i miei fra. Vuoi fare duro, ma su GTA. Torna a fare domande su A. Ascolto i carati, mi pulisco il culo. Rispetto, ripeto, rispetto nessuno. Speciato se passo con i miei fratelli. Rocelle, la city può andare a fanculo. Si può andare a fanculo. Non ho mai chiesto mai nulla a nessuno. Per questo mi vedi brillare e strafare. Volo più in alto qua, fratello, giuro. Fratello, giuro. Fratello, giuro. Volo più in alto del cielo qua, fratello, giuro. Fratello, giuro. Per ogni frate che c'è sempre stato, conquisto quel posto fra. Senza il tuo aiuto, senza il tuo aiuto. Sì, senza il tuo aiuto. Sto solo a fumare nelle strade come un cane. Ma normale che mio padre dice che devo cambiare. Ma non cambio se fraguare la bocca, sparare volo l'aria. Per cambiare un destino che è destinato a male. Lei mi dice di cambiare, tu mi dici di cambiare. La verità che qua tutti mi vogliono cambiare. Incappucciato con le cuffie, dicono depresso. Ma non sanno le cose che ho dovuto passare. Ti destino a tutto quanto. Perciò di coraggio ce ne vuoi. Vuole tanto, ho fatto cazzate di tutti i tipi. Ma gli accorgi troppo tardi che stai sbagliando. Anche io lo so, so tutto quanto. Il passato alle spalle non mi dà rimpianto. Ma no, non pianto. Le lacrime versate per le cose che ho fatto. Per ogni danno cicatrizzeranno il male che ho fatto. Ad ogni stronza che metterà inganno. Adesso che vedo che tutto è cambiato, non l'ho tenuto cambiando. E allora dimmi che trovi di strano. Se passa il tempo e non ci salutiamo, le tue amiche ti dicono che sono santo. Ma sono come te, poi se ne vanno. Carati, mi pulisco il culo, rispetto, ripeto, rispetto nessuno. Speciato se passo con i miei fratelli. Rocelle, la city può andare a fanculo. Si può andare a fanculo. Non ho mai chiesto mai nulla a nessuno. Per questo mi vedi brillare e strafare. Volo più in alto qua, fratello, giuro. Fratello, giuro. Fratello, giuro. Volo più in alto del cielo qua, fratello, giuro. Fratello, giuro. Per ogni frate che c'è sempre stato, conquisto quel posto fra. Se sei tuo aiuto. Sì, se sei tuo aiuto. Se sei tuo aiuto. E rieccoci in studio, Chico. Come immaginate il vostro futuro? Cosa avete in mente di fare? Fare i soldi. Beh, anche quello. È ciò che serve per vivere. Perché aiuta ovviamente anche migliorarsi. Era quella la domanda. No, comunque, tecnicamente. La passione c'è sempre, comunque cerchiamo di produrre, di diventare qualcuno alla fine. Certo, di calcare palcoscenici, cioè, importanti. Chi non sognerebbe di essere qualcuno di importante nel mondo, che conoscono tutti praticamente. Perfetto, cioè, migliorarsi anche tecnicamente, sì, ovviamente, creare spazi. Ovviamente, c'è sempre da imparare, non si smette. La tecnologia cambia di mese in mese, riusciamo a stare dietro? Sì, 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 ce la facciamo. Per quello che ci vogliono i soldi, bisogna sempre fare investimenti. Devi comprare cose. Tu, White? Io per il futuro, che sogno hai? Io per il futuro, oltre che avere dei soldi, perché i soldi vanno sempre investiti per queste cose, per la musica, certo, fare di questa passione un lavoro,
è appunto entrare nelle case della gente, far capire la mia musica alla gente in modo tale che loro possano interpretare la musica come io la interpreto quando la scrivo. I temi che trattate sono quelli che vi riguardano, no? Molto dipende, dipende vita. Sempre, io diciamo che vario, sono da così a così nelle canzoni, cioè dipende dalle canzoni, se una canzone magari ha uno stile un po' più triste, io magari parlo di qualcosa che deprime, però se invece la canzone ha un motivo allegro... Sono questi i giovani che vogliamo, grande mago, non so quanto ne concordi con la cosa, io concordo e non quelli che magari prendono a cascata i professori, fanno i bulli con i professori. Quante ne raccontiamo giorno dopo giorno? Non tocchiamo pure questo argomento, lasciamo no, perché proprio perché vorremmo, se lo tocchiamo proprio perché vorremmo che fosse altrimenti la gioventù. Giovani più... Di oggigiorno. Terzo video. Ecco, loro quindi ci congediamo. Cosa lanciamo, Kiko? Cosa lanciamo, White? Lanciamo sempre un mio pezzo che si chiama Post Posed Life, che fa parte sempre di quell'EP di prima. Perfetto. La storia, vogliamo raccontare qualcosa? Un aneddoto, una storia su questo pezzo? No, diciamo che è un pezzo semplice, l'ho scritto in pochi minuti in studio. Lo diamo in pasto ai nostri telespettatori. Via. Cercavo una vita diversa da questa, fra non ce l'ho fatta. E se poi corro troppo non serve che lo so un'altra disfatta. Io sono il bersaglio di queste sconfitte e i segni mi lasci. Perché la mia vita è una partita che poi si rimanda. Che poi si rimanda, poi si rimanda. Io sono il bersaglio di queste sconfitte e i segni mi lascia. E i segni mi lasci, segni mi lasci. Perché la mia vita è una partita che poi si rimanda. So che non mi senti, so che non ti piaccio. Siamo quindicenni in cerca di un viaggio. E se poi io ti dicessi perché io lo faccio, tu non mi crederesti. Ma ormai io l'ho fatto. Ogni giorno che lotto fra metto il cappotto ed esco di corsa e poi non ci penso. Volevo il mondo ad ogni costo, ma per la tua morsa mi ha messo al tappeto. Conquisto il posto così sto più a posto. La fetta più grossa fra te ho già preso. So sono un mostro ma qua è tutto nostro. Se apro la porta e poi non ti vedo. E allora accendo la luce, ma tu non ci sei. Io non ti credo, credo solo a me, non a quel che sei. Io non sono un guerriero, combatto come Troy. Prima ero quel che ero, adesso solamente noi. Io soltanto fra c'ero quando qua era tutto più buio. Tu sei una bambola che mi incanti ma appunto al numero uno. Senza rimpianto ma più di un anno fa ero solo un illuso. Questo è riscatto fra no non basterà e finirà tutto in fumo. Cercavo una vita diversa da questa, fra non ce l'ho fatta. E se poi corro troppo non serve che lotto un'altra disfatta. Io sono il bersaglio di queste sconfitte e i segni mi lasci. Perché la mia vita è una partita che poi si rimanda. E se alla fine resto solo, sono solo io che pagherò i conti solo con me. Ma ormai è spiccato il volo, se ci penso fra io esplodo, ma mi ha salvato il re. E se alla fine resto solo, sono solo io che pagherò i conti solo con me. Ma ormai è spiccato il volo, se ci penso fra io esplodo, ma mi ha salvato il re. La vita l'affronto ma lei mi ribalta, accumulo sogni su fogli di carta. Io non ho fama fra, ho solo fame di mangiarmi tutta la strada. Io non ho soldi in tasca ma solo speranza che illumina ogni mia stanza. Mia madre stanca mi guarda, mi parla, mi dice che ho preso la strada sbagliata. Ma io continuerò a sbagliare perché che male c'è ad amare. Amare la musica è l'unica che in fondo mi rimane. Stare a guardare no no, mi prenderò tutto già questo lo so. Io da solo con quello che ho, fino ad entrare dentro al tuo bot. Pensare di cambiare, io ci credo tanto vale. Per te questo quanto vale, ho dato senza ricambiare. Allora dimmi che sei male, che non ci sarò più. Tu sei come una droga ma non mi fotti più. Ed ero all'ultimo banco con il mio sogno sempre a fianco. Perché lui non è stato stanco e prenderemo tutto quanto. Mi sveglierò da un giorno all'altro e salirò sempre più in alto. Il karma che qua torna tanto, non voglio la vita di un altro, no no. Cercavo una vita diversa da questa, fra non ce l'ho fatta. E se poi corro troppo non serve che lotto un'altra disfatta. Io sono il bersaglio di queste sconfitte e i segni mi lasci. Perché la mia vita è una partita che poi si rimanda. E se alla fine resto solo, sono solo io che parlo.
pagherò e conti solo con me. Ma ormai spiccato il volo, se ci penso fra gli esplodo, ma mi ha salvato il re. E se alla fine resto solo, sono solo io che pagherò e conti solo con me. Ma ormai spiccato il volo, se ci penso fra gli esplodo, ma mi ha salvato il re. Andiamo avanti adesso con un altro ospite, un ospite complesso, anzi un ospite complessa è una lei, una lei ha tante cose, tanti ospiti insieme, ha tante prerogative, ha tante caratteristiche, ha tante cose che fa. Allora io dico no, che è lunghissimo, è una poesia praticamente. Anna Luana Talla Rita. Ce l'abbiamo fatta? Rita. Perfetto, Rita. Perfetto, Rita. Perfetto, perfetto. Oh, che fa tante cose, dicevo, ancora abbiamo detto nulla, però insomma la useremo questa sera, ma che termine brutto che verbo no, usare, no, no, assolutamente. Nel senso, ci si godremo, godremo così, la parte insomma canora di Luana, no? Sì. Perché è anche cantante, ma è anche tante altre cose, è anche una tale scout, quindi fa il caso nostro, probabilmente nascerà qualche collaborazione, chissà, no? Tra noi e la Luana. Cosa fai? Allora, io sono una cantante di jazz. Perché è la prima volta? Prestata al pop quest'anno con il nuovo album che presenteremo da qui a breve con il nuovo tour, e oggi con un edito, ma inedito perché ancora è la prima volta che inizio a cantare il disco fuori, che si chiama Eva, dove mi cimenterò non solo con il quartetto di jazz storico e suonerò con Dario Rosciglione, Lucrezio De Sete e Andrea Derea, che sono quattro nomi insomma del jazz italiano di un certo peso. Cappone alla pelle, attenzione. E dopo ciò, come dicevo, ci saranno delle ibridazioni con il pop e l'hip hop per la prima volta, perché io sono sempre pronta a nuove cose, a divertirmi, perché se non mi diverto non sto bene. Capito che qui non è una parentesi riguardante propriamente i nostri talent, i nostri giovani cantori, ma abbiamo una professionista che a sua volta ovviamente si occupa di giovanissimi. Sì, no? Sì, mi occupo anche molto dei giovani, delle nuove leve. Sì, sì, assolutamente. Infatti mi auguro che possiamo portare avanti questo nostro dialogo, questa nostra conversazione su più fronti e creare delle opportunità per le nuove leve. Calabrese. Sì, calabrese, di Gioia Tauro. Insomma, un po' globetrotter, no? Girovaga, no? Per il mondo. Sì, 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 ho doppia nazionalità, italo-portoghese, sono bilingue, vivo a Lisbona stabilmente, tranne quando voglio tornare in Italia e vengo spesso in Calabria. Bene. Perché adoro la mia... Non so quanto abbia ascoltato di quello che c'è stato finora qui al nostro talent di questa sera, ma noi qui abbiamo tantissimi ragazzi che non sapevamo manco di avere e li scopriamo grazie anche alla trasmissione. Il Contest Rock è stato molto interessante. Ecco, anche quello, sì. Le sue conoscenze sulla musica calabrese, sui giovani calabresi, come si evolve e numericamente anche quanto si moltiplica di anno in anno. Ma non ho una conoscenza proprio sul territorio molto forte. Domanda, lei mi interrompa. Quindi tanto capita che non si capisce. Però ascolto delle diverse voci che cantano sia nel pop, nel rock, nell'hip hop, nel rap, e mi rendo conto che il territorio con la sua magia, con i suoi vulcani nell'acqua, dà tanta forza poi per creare molta arte. Da quant'è che in questo settore? Da quant'è che canta? È molto. E cosa ha cantato e con chi si è accompagnata finora? Io ho avuto la fortuna di entrare subito nell'ambiente jazz, casualmente. Se non riusciamo, ci compriamo il libro che facciamo prima, poi magari lo riassumiamo ai nostri telespettatori, perché c'è tanto a raccontare su Luana. Sì, sono stata molto fortunata, perché non avevo velleità di cantante. Io suonavo il pianoforte, come tante bambine della mia età che studiano il piano. Sì. E poi casualmente ho scritto un brano e ho voluto partecipare ad un festival, perché volevo dare un messaggio ad un ragazzo, e scrissi questo brano. Oh. Da questo brano vinsi il festival. Si ricorda il titolo? Sì, Il nostro mare. Ah. Il nostro mare. Okay. Musica mia, testo mio, mi cimentavo per la prima volta, non sapevo cosa stavo facendo. Vinsi il festival. Sì. Vinsi il festival, per me inaspettatamente. Che funzionava in quello che faceva. Giusto? Sì, c'era qualcosa di nuovo. E poi, siccome c'era un jazzista che ascoltò l'armonia che avevo creato attraverso questa musica, disse: ma questi sono dei secondi, quinti, primi legati a Autumn Leaves. Perfetto. Perché non ascolti Sara Vaughan? Grande mago, dato che facciamo questa intervista da 3 minuti, adesso passiamo da lei al tu. Cosa lanciamo? Che video? Lanciamo un bellissimo video che è stato realizzato a Milano da Roberto Felicioni, dal titolo Portrait in Jazz, in cui mi cimento in uno dei brani di tributo che ho fatto a Bill Evans, che è stato il mio terzo disco. Anna Luana Talla Rita.
like a winter whistle, the music on you, let it tell you away to glisten, show it those sweet ways, back to your quiet mind, we're gonna change. Tornati in studio, facciamo una cosa, Mago. Invertiamo un po' le posizioni, no? L'ordine. Facciamo così, invertiamo. Allora, lei, tu diventa Mago. Mi metto lì. Io divento Pino. Dove siamo. E lei, no, lei diventa Pino, io divento Luan. Sì, beh, insomma, non è proprio... No, ma preferisco che le cose stiano come stanno. No, no, faccio sta cosa. No, no, faccio... questo numero invece non mi piace. Allora, facciamo così invece, facciamo diventare Pino lei. Perché non ci fa qualche domanda? Dice lei. E noi siamo gli ospiti. Faccio la conduzione. Va bene. Allora, cari amici, adesso porrò delle domande ai nostri ospiti. Sì. Ero molto curiosa di voi sapere. Voi intanto preparate il buffet e tutto quanto? Se Pino ha delle velleità da musicista, per esempio. Cioè, no, se possiamo tornare indietro col naso, perché musicista proprio siamo parati, insomma, in una. No, assolutamente no. E di ballerino? Ballerino, sì, 50 anni fa, magari, no, tanto tempo fa. No, anche quello. Conduzione. Si può fare un ciaccia. No, no, quello. Allora, io, in questo caso c'è il grande Mago. Grande Mago, se vuole... Devi ballare con me? No, lei balla con te, io con te non ballo. Io dovrei ballare con te, veramente. No, no, perché la conduzione la stavo facendo, facendo le domande a te. Ho capito, però l'ospite può scegliere, ha facoltà di scegliere. Tu hai dell'età di ballerino. O di demandare. Non demandare niente. Domandiamo. Domandiamo. Domandiamo se è possibile una cosa. Infatti. No, ciao, Pelle, insomma, siamo anchilosati, voglio dire. No, nel senso siamo qui al lavoro da parecchio tempo, no, anche lo sai. Oh, oddio che trasmissione.
Ma perché non c'è un altro conduttore? Possiamo cambiare, no? Possiamo cambiare. Ma io sono presente, domanda sono già qui, domanda resterò riserva, qui. Domanda di riserva. Quanto ami il jazz? L'altro... No, ho qualcosa di riservo anche per lui. Quanto ami il jazz? Oggi comunque parliamo anche di il jazz. Il jazz è un amore acquisito. Sa che ci troviamo a Roccella Ionica, appunto, dove c'è un festival che dura tantissimi anni, e quindi come non fare a innamorarsi, come non avvicinarsi, come non accostarsi, come non creare queste armonie, no? Con queste musiche, con questa gente che viene di anno in anno a visitarci. Bene, bene, molto finito. Bene. Sì, comunque è un territorio fortissimo. È un territorio fortissimo, un territorio che ha visto la presenza di tantissimi artisti internazionali. Io sono stata diverse volte a fare delle collaborazioni all'interno con i corsi, quando c'era Stefano Bollani. Ma abbiamo registrato, sì, qualcosa tutti, anche. Tutti passati qua a Roccella Ionica. Sì, 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 sì. Abbiamo registrato per l'Australia, se non ricordo male. Cioè, Cicorea è stato lì alla, quando poi si conosceva il Festival Jazz, sì, lì alle scuole elementari. Penso un po' quanti anni fa. Mi auguro sia una tradizione che continui nel tempo, anche perdendo gli originari capostipiti, le persone che dentro ci hanno messo il cuore e la passione. Mi auguro che sia una manifestazione che continui, perché per la Calabria diciamo che è uno dei fiori all'occhiello della musica. Video, andiamo al video. Vai. Che video presentiamo? Allora, quest'altro video è molto interessante perché è stato girato direttamente in parte dentro lo studio in cui abbiamo registrato il disco su Bill Evans, ed è un inedito. Il testo è mio e la musica è di Carlo Morena, che è il pianista appunto che vedrete nel video. Beh, Anna Luana, Dalla Rita. Attonito, se stai tornando dentro te.
vedrai per come sei. Sei troppo lunga e fuori freddo. Ora sono qui, forse non lo sai. Ora sono qui, forse non lo sai. Ora sono qui, forse non lo sai. Giriamo il banco. Prima ho condotto io, poi ha condotto Vanno Luana, adesso conduce il grande mago. Andiamo. Dove andiamo? No, senso, ma conduciamo anche per poco tempo perché certamente, incombe la sigla finale. E ancora da sentire la nostra Anna Luana. Dobbiamo sentirla live, quindi sì, dal vivo, eccetera. Cosa ci fai sentire? Faremo Sicily di Sicily. Pino Daniele, perché come vi ho detto è uno dei tributi che farò all'interno del disco. Molto bene. Sì, abbiamo una domanda di riserva o qualcosa? Possiamo aspettare qualche secondo? Sì, volevo chiedere una cosina piccola, piccola. Quando ho sentito che lei ha incominciato suonando il pianoforte e quindi ha scritto quella canzone per il suo ragazzo. Era uno che non volevo come ragazzo. Ah, ecco. Non era proprio un diniego ad un invito. Quindi, vincendo il festival, sei riuscita a mollare il ragazzo. Sì, gli ho detto che lo ringraziamo. Ah, ecco. Cosa per me. Ragione per e cui, lì insomma, è arrivata la magia, vedi? Quelle sono i momenti di magia, sono i momenti magici della vita. Vedi? Sì, sì. Ci sono. Tutti noi abbiamo un momento magico della vita. Quando tu ballavi, quando suonava, quando io giocavo. Esatto. Luana, proposte di futuri, programmi? Mi auguro che nasca intanto una collaborazione insieme, te lo dico in diretta. Beh, perfetto. Dopodiché ci sono delle altre cose che hanno a che fare con altri settori di cui mi occupo, non voglio anticipare niente oggi, e poi ci sarà il tour estivo. Ebbene, allora Sicilia e ascoltiamo, adesso live, sarà live, Anna Luana dalla... Rita. Rita. Dove è Rita? Dove è Rita? Rita. 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 Rita, vieni, vieni, Rita, vieni.
essere felici. Cantare a squarciagola, dici, tutto quello che hai voluto. E un posto ci sarà, fatto di lava e sale, dove la gente sa che è ora di cantare. Io son pazza di te, e questa fortuna. Sì, lì, oh no, terreni sciolati. Ed ora l'angolo, attenzione, non della magia, ma forse per la prima volta, no, non è proprio la prima volta perché altre volte ci siamo concessi la poesia, ma è ora l'angolo della poesia. Con chi? Vediamo con chi? Ci sarà rimasta male la gente perché... No, perché la conosce come grande mago, però anche un grande poeta, dall'altra parte. Ah, sì, è un grande poeta. E questa sera la vogliamo vedere in queste vesti. Va bene, si va è messo bene. Le vesti di poeta? Sono messo le vesti di poeta. Queste sono le vesti di poeta? Sono queste le vesti. Perfetto. Di poeta. Ma più che poeta, quindi, è un po' la ironica poesia, la cosa. Solitamente siamo abituati a creare l'atmosfera giusta. Possiamo creare l'atmosfera giusta con le luci intanto? Regia, scusate, facciamo tutto in tempo. Sì, però no, buio, ma vabbè, non vedo, ma non vedo nulla, dai, vabbè. Non vediamo nulla. Ah, dove siamo? Dove? Ah, qua, no, però, al buio no, attenzione, al buio no. Ecco, abbassiamo un po' le luci e magari proviamo anche un po' l'effetto sonoro. Vuole un po' un sottofondo musicale? Anche no. Come anche no? Questa è una cosa no. Tranquilla, c'è, cioè, non c'è. Fermi! Fermi! No, non è. È una cosa poetica, insomma, solenne. Questa è una cosa tranquilla. No, questa proprio non va, non va. Allora, no. Lasciamo perdere che si fanno solo brutte figure. No. Meglio niente. No. Scusate, anche perché la poesia è ambientata in un cimitero, quindi per cui. No! Vedi? Non mi sembra il caso della tarantellata o della... Vabbè, No, allora senza sottofondo musica, lasciate pure tutte le luci che ci sono, non vogliamo nulla, grazie. Apprezziamo niente il buon cuore, ma non vogliamo nulla. Prego. Niente di tutto ciò. Okay. Allora, la poesia si intitola... Io non disturberò, come solitamente faccio. Cominciamo qua, me ne vado. No, non sto dicendo che non disturbo. Ho capito, va bene. No, perché si lamenta sempre che disturbi. La poesia sì. Si intitola A livella. Beh, insomma, a livella chi è? Totò? È Totò. Beh, perché quale novità, nel senso, abbiamo ascoltato tante, bellissima, per carità. E io la voglio proporre qua. Tutta sta novità, sta che non mi sembra. No, non ho detto novità, ho detto una poesia ambientata in un cimitero. Io non ho parlato di novità, sempre che arrivano da lei. Vabbè. È lei che continua a pensavo quello di sparare, è una cosa classica. Tritta, gira, mette, toglie. Allora, io prometto, non la disturberò. Ah. Se vuole mi caccio. Vabbè, rimango, dai. Vabbè. A livella di Totò, interpretata mi fa al nostro... una presentazione un po' più particolare. Cioè, beh, non a livello di Totò rappresenta... Sono 50 anni, ne ho 40, che faccio il conduttore, non mi dica lei come devo... No, ma io gradirei di essere presentato un po' più... È mortificante, Mi faccia presentare come... La ribalta, sai... Lei pensi, si concentri sulla poesia piuttosto. Mi presenti, per favore. Il nostro grande mago, Massimo, interpreterà ora... La poesia di Totò. Qual era? A livella. No, non contesti per come presento io. Lei si faccia la sua poesia e non dicano alla gente come deve fare la propria professione. Prossima volta mi porto perché un bambino. Perché mi dà fastidio questa cosa. Prossima volta mi suggerisca un po' come la io devo... La prossima. Adesso vado. Però mi fa imbestialire questa cosa che uno si permette facciamo di dire... Facciamo pace, mi presenti come si deve. Grazie. L'altra volta? Sì. Vabbè, sì, grande mago, Totò, la livella è grande mago. Ok, va bene. Questo mi va bene. Io mi sto zitto. Va bene. Però poi dice ogni volta che disturba. Sì, va bene. Ok. Basta, andare? Dico finito. Ok. Vada. Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno ha la davè di sta creanza. Ognuno ha da tenè chi sto pensiero. Bella tutta a memoria.
quest'anno puntualmente, in questo giorno, di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loculo mortuario e zi Vincenza. Stanno mi è capitata un'avventura, dopo aver compiuto il triste omaggio, Madonna, se ci penso che paura, ma poi facette un'anima e coraggio. Ho fatto e chisto, statemi a sentire. S'avvicinava all'ora di chiusura, io, tomo tomo, stavo per uscire, aspettando, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace un nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. O stemma con una corona ingoppa tutto, sotto una croce fatta e lampadine, tre mazze rose, una lista e lutto, cannele, cannellotti e sei lumine. Proprio azzeccata tomba a sto signore, non c'è stava una tomba piccerella, abbandonata senza manco un fiore, per segno solamente una crocella. E in goppa croce appena si eligeva, Esposito Gennaro né Turbino, guardandola che pena mi faceva, stu morto senza manco un lumino. Questa è la vita, un capo mi pensava, chi ha avuto tanto e chi non ha niente, stu povero Maronna si aspettava che pure all'altro mondo era pezzente. Mentre fantasticavo stu pensiero, si era già fatta quasi mezzanotte e rimanette inchiuso prigioniero, morte e paura, in mezzo ai cannelotti. Tutto a un tratto, che vechi lontana, due ombre avvicinarsi a parte mia. Pensai, e stu fatto a me mi pare strano. Sto angoscettato, dormo o è fantasia? Altro che fantasia, ero marchese, con tuba, caramella e copa strana. Chi l'altra appressa is, un brutto arnese, tutto fetente con una scopa a mano. E chi certamente Don Gennaro, morto poverello, o scupatore, in tasto fatto non c'è vega chiaro, son morto e si ritirano a quest'ora. Potevano sta quasi a no palma, a me, quando marchese si fermai e botto. Se vota e tomo tomo, calmo calmo, dicette a Don Gennaro, giovanotto, da voi vorrei sapere, vile carogna, con quale ardire, come avete osato di farmi seppellir per mia vergogna accanto a me che sono blasonato. La casta è casta e va rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura, la vostra salma andava sì immolata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia. Io non v'avessi fatto questo torto. Mia moglie è stata a pasta fisseria. Che potevo fare? Io ero morto. Se fossi vivo vi farei contento. Pigliasse casciuttella che quattro ossa e proprio mobbi andà sto momento. Me ne trasesse di intanata fossa. E cosa aspetti, o turpe malcreato? Che l'ira mia raggiunga l'eccedenza, se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglio alla violenza. Fammi vedere piglia sta violenza, verità marché, me so scucciato. E ve sentì e si perda pazienza, me scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma chi ti credi di essere? Un Dio? Cadinto, non vuoi capire che siamo uguale. Morto su tu, morto su pur io, ognuno come nato è tale quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti, da fare invidia a principi reali?
tu qua Natale, Pasqua, Epifania, tu vuoi mettere in capo una cervella che stai malata ancora e fantasia, a morte, lo sapete che è una livella. Un re, un magistrato, un grand'uomo, trasendo stu cancello, ha fatto punto, che ha perso tutta la vita, eppure un uomo, tu non ci ha fatto ancora questo punto, perciò stammi a sentire, non fa ore estivo, supportami vicino, che ti importa, sti pagliacciati fanno solo i vivi, noi stiamo seri, appartenimmo alla morte. Beh, al di là dei contenuti nobili, grande, grande, grande mago, al di là dei contenuti nobili della poesia, le pongo un interrogativo poco nobile. Il suo legame con la città di Napoli? Il mio legame con la città di Napoli è un legame atavico. Sappiamo che ha parenti altolocati un po' ovunque. Ecco, no, lì a Napoli non ho parenti altolocati. Forse a Napoli sono città. Tutti parenti. Ah, tutti parenti, al contrario di quello parenti. Che non ce n'è uno più alto, più basso, cioè sono tutti allo stesso a livello. La conoscenza, la padronanza del linguaggio, grande, grande mago e grande anche poeta. Due invece il vuoto per quanto riguarda la memoria. Perfetto, chiudiamo, anche perché veramente si fa mezzanotte, come diceva Totò, scriveva Totò nella sua poesia, e quindi prima di chiudere, prima della sigla finale, vorrei che lei ci concedesse qualche numero che non esce all'otto. Va bene, possibile. Un numero che non esce all'otto, facciamo che sia un 71. 71, attenzione. Adesso lo proviamo con le carte e così chiudiamo questo nostro appuntamento di questo sabato. Con le carte. Andiamo? Dove andiamo? Andiamo con la musica? No, quella di prima. La musica, no. C'è quella di prima ancora? Possiamo mettere la musica? Niente musica, va bene. Non c'è manco più quella di prima, si immagina. Non ci sta la musica. Allora. Si è vergognata tanta regia che manco quella di prima. Va bene, questo è un mazzo di carte. Sì, ha bisogno di me? Va bene, sì, certo. No, vabbè, certo. Per cortesia, no, cortesia, no, fermi, vai, che? Grande mago! No, venga qui, vai. faccia il numero, vai, basta, dobbiamo fare sto numero, abbiamo chiuso. Dai, che bella sta musica. Allora, queste sono carte normalissime, mazzo di carte normalissime. Carte normali, sì. E qua, da là, da sopra, da sotto. Sì. Faccia una cosa lei. Sì, prenda una carta. Prendo una carta. Guarda, facciamo così. Non la prendo la carta. La scelga, che così, sennò sembra che gliela do io una carta. Giusto. Scelga una carta. La devo far vedere? Non mi faccia cadere le altre perché io non sono molto. La devo far vedere? Beh, sì. E deve farla vedere, appunto, sì. Sennò che carta è? Che cos'è? Io non guardo, io mi giro. La vedete? La vedete? Sì. Si vede benissimo, ancora da benissimo. L'ha vista? No. Però scelga un'altra, sette di cuori, sì. Mi deve dire se giri, dai, metti dentro. Sì, allora, ho sbagliato io, un attimino. L'avverto quando la faccio vedere, dopo averla fatta vedere. Scelgo un'altra. Voilà. Si giri. Mi giro. Questa qui, eh? Non glielo dite, eh? Si può girare. Perfetto. Ecco, visto? La metto qui in cima. Sì. Bello della diretta. La metto in cima al mazzo, voilà. Mettiamo qua. Copiamo. Tanto questo è un numero che non esce. 71? 71. 71, sì. Non esce. Copiamo. Adesso, giocate. Adesso troverò la carta che hai scelto. Sì. Vi ricordate qual era? Venga qui! Non si faccia coinvolgere l'atmosfera che vuol creare la nostra regia. Questa qua. Tra l'altro l'unico brano che abbiamo. E questa è la carta, faccia vedere al pubblico? No, non è questa, vero? È questa? Non è questa? No. Numero no. Non è uscito, il 71. E allora vediamo se riusciamo a trovarla. Non è questa. Non esagerate, altrimenti questo numero non finisce più. Datemi un'altra possibilità. Stiamo fino a mezzanotte. Datemi un'altra possibilità. Un'altra possibilità, la sigla incombe, sta partendo, faccia veloce. Un'altra possibilità. Yeah. Un'altra possibilità. Tanto è caduto un ospite. Tanto non la troviamo la carta. Chiaro che si impressiona. Prego, abbondate. Ce l'ha fatta? Dobbiamo chiudere. Non è questa qui, giusto? No. Ma allora non c'è la carta. Non l'abbiamo trovata. Non l'abbiamo trovata. Ho pescato bene, l'ho messo veramente in grande difficoltà. Questo è un numero che sicuramente era non le verrà. 10 di picche.
avere 10 di picche. Ma come ho fatto? Scusi. Allora, come ho fatto sono fatti miei. Allora, il trucco non glielo dirò mai. Non ce lo dirà mai. Però era 10 di picche. Era 10 di picche, sì. Bene. E quindi il 71 uscirà. Quindi quello uscirà all'otto. Il 10 su Palermo, perché 10 di picche, 10 su Palermo, sì. È un'incognita. Non si sa. Chi vuole se lo gioca, chi no. Però il gioco non era questo. Il gioco doveva... Questo era per riscaldarci un attimino. Certo. Il gioco era quest'altro invece. Allora, io ho bisogno di Luana. La facciamo tornare quindi, sì. Luana, perfetto? Sì. Sì. Venga. Quella di Luana, ecco. Luana deve prendere una carta. Non è microfonata, quindi dovrebbe urlare, il che farebbe anche comodo al mago perché non ci sente proprio, è un po' sordo. Qualsiasi carta. Quindi vale proprio la pena, eh? Opla. Faccia vedere. Giro. Aspetti. Ok, basta così, un quarto d'ora basta. Ecco, posso girarmi? Perfetto, sì, si può girare. Mi metto pure qua sopra. Adesso... E basta, lo stiamo... E boh. Adesso io girerò le carte. Sì. Non dovrà dire niente, assolutamente niente. Anche perché non è microfonata, non ci sentirebbe nulla. La troverà? Questa volta? Ma non ho capito, perché devi sempre buttarmi spiga? Io ho dei dubbi su di lei ancora, eppure sono diverse puntate che siamo assieme. Adesso invece? Sì. Adesso invece io farò un mazzetto qua di carte. Quando finisco le faccio una domanda e mi dovete dire solo o sì o no. C'è la carta che hai scelto? Mi pare di no. Deve essere o sì o no deciso. No. Come mai? Perché non è uscito il numero. No, adesso vedi, vediamo. Che si sbaglia adesso il grande mago. Vediamo. Anche un grande vediamo. Mago può sbagliare. Adesso vediamo. Non è finita? Vediamo. No. Io stavo già esultando, vabbè. Come? Pensavo avesse fallito. Ma se io non mi ricordassi più la carta. Me la ricordo io, l'ho vista io, la gente a casa l'ha vista. Ma forse non lo ricordo. Sì. Quindi continua. È imperterrito. Sì, perché adesso io ricordandomi il nome, vediamo se facendo lo spelling del nome. Bellissimo. Facendo lo spelling del nome, vediamo se esce la carta che ci ricordiamo. Che carta era? Tanto possiamo dirlo adesso. Che carta era? Era 10 di sempre fiori. Solito 10 di picche. Sì, sì. Di picche. Sempre solito 10 di picche. Chiedo venia, picche, sì. Allora, adesso facciamo lo spelling. Venga qui che dobbiamo chiudere, venga. Allora. L. No. O. A. N. A. E quella lì è uscita! 10 di picche! Ma come va? Ma come va? Ma ogni volta ci riesce! Anche questa volta! Ha stroncato la mia gioia! Salutiamo Luana, venga, anche se non è microfonata, comunque anche a Cesti! Si faccia capire che rivogliamo tutti quanti qua sabato prossimo, allo stesso orario, vero? Sempre a quest'ora. 21:30 sul canale 85 il nostro talent. Luana, il grande mago Massimo Pino Gagliano, alla prossima! Buonanotte a tutti! Ciao, buonasera!